naturalmente le autorità civili, militari e religiose qui presenti per aver accolto l'invito a partecipare a questa cerimonia che è estremamente importante per la comunità civile di Canal San Bovo. Un saluto particolare naturalmente al nostro festeggiato Paolo Cavagnoli e ai suoi familiari, oltre naturalmente alla numerosa cittadinanza e agli amici che sono venuti qui per condividere assieme questo importante momento. Momento che inizierà con la lettura della delibera consigliare, nel quale il Consiglio Comunale di Canal San Bovo ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria al nostro Paolo. Poi dirò due parole e passerò naturalmente anche la parola a te per un saluto. Un verbale di deliberazione numero 15 del Consiglio Comunale di Canal San Bovo in adunanza ordinaria di prima convocazione e risidente a Trento ha saputo instaurare e sviluppare intensi e proficui rapporti con l'intera comunità del Vanoi, e lo stesso Paolo Cavagnoli, attualmente pensionato, è stato direttore generale della provincia autonoma di Trento e primo assistente sociale della provincia, fondatore e per 40 anni presidente dell'Associazione Provinciale per i Minori Onlus, di cui oggi è past president, per oltre un mese. Osservato che in occasione del 50° anniversario dell'alluvione del 1966 il dottor Paolo Cavagnoli ha fatto emergere importanti ed uniche testimonianze della tragedia che colpì il nostro comune anche attraverso una prestigiosa donazione di documentazione e oggetti dell'epoca alla Biblioteca Pubblica Comunale, dimostrando esemplare affezione. Canal San Bovo, provincia autonoma di Trento, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, si conferisce al dottor Paolo Cavagnoli, nato a Bolzano il 9 marzo 1937, la cittadinanza onoraria per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto del prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi, e per l'esemplare affezione ed interessamento verso la comunità di Canal San Bovo. Canal San Bovo, il 15 maggio 2017, il sindaco Albert Latino. Grazie. Intangibile che testimonia l'importanza di una comunità che trova l'unità e la coesione intorno al proprio sistema comunale. Le persone che compongono questa comunità, la qualità delle persone. Famosa Castello della Lima, perché è l'unica forma ottagonale. L'ho scoperto pure per caso sopra monte per arrivare. La storia dell'alluvione del 1966, raccolta in documenti fotografici scritti, originali, verbali e missili degli elicotteri, e si trovano solo nella biblioteca comunale di Canal San Bovo. Il significato è quello di conferire a Paolo Cavagnoli l'onorificenza più importante che può dare un comune, di legare per sempre quindi il suo nome al nostro comune per dargli un segno di riconoscimento, un grazie sincero alla nostra comunità per la sua attenzione, per il suo affetto che ha sempre dimostrato appunto verso il Vanoi. Ma io credo che questa cittadinanza onoraria che mi è stata conferita, oltre a farmi sentire maggiormente legato alla Valle del Vanoi, sia per me il motivo per un lancio e uno stimolo per la valle, perché effettivamente è una valle che deve continuare a crescere e deve essere aiutata
anche dalle nostre forze autonomistiche. Io credo che tutto deve essere concentrato nel rilancio della valle. Non si può aspettare che sia solo l'ente pubblico che fa le cose. Bisogna che l'iniziativa privata e tutta la comunità partecipi a questo progetto.